E ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Suso versione IF, attaccante spagnolo del Genoa, che grazie alla tripletta segnata domenica nella vittoria per 4-0 del Genoa sul Frosinone diventa il secondo calciatore spagnolo a segnare una tripletta in Serie A, ma soprattutto riceve questa fantastica carta in forma. Guardiamo subito le statistiche sulla carta: troviamo un 89 roll, 80 velocità, 85 dribbling, 75 tiro, 30 difesa, 78 passaggio e 55 fisico. Rispetto alla sua versione upgrade, cioè la versione 75, riceve un importantissimo cambio di ruolo che lo portano da essere un ED ad essere un ATT. E poi riceve un più 59 roll, più 1 velocità, più 1 dribbling, più 9 tiro, più 4 difesa, più 3 passaggio e più 5 fisico. Un attaccante davvero molto divertente che vi consiglio di provare, mi ha segnato davvero tanti gol ed è davvero molto economico. Adesso passiamo a vedere le statistiche. In game l'80 di velocità diventa 80 accelerazione, 80 velocità scatto, velocità molto buona. In game sembra anche qualcosa di più, tipo un 85-86, davvero se innescato per bene diventerà molto molto difficile da fermare, quindi velocità indubbiamente un pro di questo giocatore. Passiamo adesso al dribbling, l'85 sulla carta diventa 87 agilità, 85 equilibrio, 61 riflessi, 85 controllo palla e 87 dribbling secco. Il dribbling di questo giocatore è un qualcosa di fantastico, davvero salta gli avversari senza problemi come dei birilli, grazie anche alle 4 stelle skill che ovviamente sono un pro. Davvero un dribbling che vi farà divertire molto, il 61 di riflessi non si sente ne davvero nemmeno tanto, davvero. Quindi dribbling e 4 stelle skill pro di questo giocatore. Passiamo adesso ai tiri, il 75 sulla carta diventa 79 piazzamento, 72 finalizzazione, 72 potenza di tiro, 85 tiri alla distanza, 63 tiri al volo e 73 calci di rigore. Il tiro pecca qualcosa in finalizzazione, ma non può essere un contro la finalizzazione perché si bilancia tutto con il tiro a giro, che è un pro assurdo, ne parleremo dopo. Perché come sapete i valori del tiro a giro stanno nel passaggio, ma davvero un tiro a giro molto buono davanti alla porta, se è tirato a giro sbaglierà pochissime volte. Infatti, come avete visto nella clip iniziale, mi ha fatto molti più gol che partite giocate. Quindi tiro, ho messo il tiro a giro tra i pro perché il tiro di potenza, né quello lì, non so, normale davanti alla porta, non sono valori eccezionali, ma ovviamente non sono nemmeno contro. Dei valori difensivi non ci interessa molto, si segnala il 51 di posizione di testa, ma ovviamente Suso non è il giocatore con il quale poter giocare di testa. Adesso passiamo ai passaggi: il 78 sulla carta diventa 81 visione, 73 cross, 77 precisione su punizioni, 77 passaggi corti, 72 passaggi lunghi e 87 effetto. L'effetto, come parlavamo prima, è ovviamente un pro di questo giocatore, un valore altissimo, davvero fa dei tiri a giro assurdi. Sbaglierà davvero pochissime volte quando tirerà il giro, quando sbaglierà prenderà comunque un palo, una traversa, oppure il portiere farà un miracolo, quindi non farà mai quei tiri a giro magari al terzo anello, come vedrete anche nelle clip. Mentre invece il pass i passaggi abbastanza buoni, però non me la sento di inserirli nei pro, ma indubbiamente nemmeno nei contro. Passiamo adesso al fisico, che forse è l'unica nota stonata di questo giocatore: il 55 sulla carta diventa 63 elevazione, 63 resistenza, 57 forza, 35 aggressività. Il fisico purtroppo è un contro, come un contro anche la resistenza, cioè la stamina. Purtroppo Suso verso già il 70-80 finirà tutta la stamina, quindi non riuscirà ad essere brillante come lo è all'inizio della partita. Questo giocatore in più ha le 4 stelle skill, come detto prima, che sono un pro, mentre ci sono le 3 stelle via debole che però non si sentono molto, infatti non le inserisco nei contro. La recensione può finire qui, però facciamo un attimo velocemente un riepilogo di pro e contro. 3 pro: troviamo velocità, dribbling, tiro al giro e 4 stelle skill, 3 contro fisico e stamina. Voto finale che io ho dato è stato 8, davvero vi consiglio di provarlo perché è anche abbastanza economico, ma è molto ma molto ma molto divertente. Detto questo video può finire qui, vi invito a lasciare un like, a commentare con le vostre impressioni su Suso se l'avete provato, a seguirci su tutti i nostri social, ed è Erco per lo staff, il team FIFA Italia è tutto, ci vediamo in un prossimo video, là!